La vita è un misto sempre di malinconie, di gioie, di dolori, così. Ecco, ma se lei si guarda un po' indietro, com'è la sua vita? Rifarebbe tutto? No, perché io nella vita mi ritrovo a queste condizioni, con queste gambe così che non posso camminare come direi io, è perché ho lavorato troppo. Nella vita fanno bene le donne d'oggigiorno che hanno una donna, fanno bene, che Dio le benedica, gliela cresca, signori. Io invece ho lavorato, io in cucina facevo da lavapiatti, da aiuto cuoco, da coca, piavo ordinazioni, era una vitaccia ho fatto. E poi le gioie e i dolori, le gioie ce ne ho avute ben poche, perché da bambina, da ragazza, ho avuto un'adolescenza molto povera, mia madre vedova, non ci dava quel necessario che i bambini hanno bisogno, abbiamo un po' sofferto, diciamo, la vita. Da sposata non mi è mancato da mangiare, ma mi è mancato l'affetto vero e proprio. Fatti i figli vanno bene, adesso però è un momento che sto passando. I nipoti sono tutti bravi, buoni, mi vanno bene, per carità, nonna di qua, nonna di là, e mi danno un sacco di soddisfazione perché l'ho tirato su io perché da quando è morto mio marito mi sono presi a casa. Mia figlia era. Però lei vive sempre in mezzo a tanto calore, a tanto Tanto affetto, no? calore, tanto affetto. Sì, quando vado al negozio mi divago moltissimo. Ma adesso è un periodo che ci vado pure poco perché ho altri impegni a casa e allora sto un po' a casa di più degli altri giorni perché ho problemi e Ma lei la allora. mattina di che umore si sveglia? Di Per buon esempio umore o no? stanotte mi sono svegliata che non ho chiuso un occhio tutta la nottata. Proprio niente, ho contato tutte le ore. Allora pensi lei come stavo stamattina. Però poi quando viene Era un qua po' di c'è gioia rianto. perché sapevo che dovevo venire qua. Io Sorella? però la vita non l'ho goduta proprio per niente, per niente, per niente. Io ho 76 anni, sono più i giorni che ho tribolato che quelli che ho goduto. Mi sa che lo vede troppo il bicchiere mezzo vuoto, perché io lo so che in No, questo momento c'ha dei no, problemi per no. cui lo vede Io così. penso poi che mio fratello, benedetta di mando riposa, gli pare, io non so, mi pare impossibile che lui non abbia capito il mio carattere, che c'era da tirare fuori qualcosa. No, Aiutarla. no, penso io pure così, perché forse lui voleva la persona proprio perfetta, perché lui quando lavorava, voleva l'attrice, diciamo, che stava con Perché lui lei avrebbe proprio. avuto voglia di lavorare con lui. Beh, io avrei voluto voglia, ma un po' mi dava un po' soggezione. Forse la sua grande personalità mi levava la mia. Lo sa che lei è diversa da quando è morto Aldo, quasi che cerca, insomma, si esprime di più, quasi che non sente, sa di non avere più il È giudizio. vero. È vero che Lui così? non ha detto mai io che ero brava, l'ha detto solamente. Un giorno la mia nipote che stava a casa a cucinare, ma ci stava poco. Ieri sera ho visto un film di Luzia, ma lo sai che è brava? Io non l'ho mai inteso di questa parola. Lavorare con lui era un po' Ma poi non difficile. è facile vivere fra fratelli e No, ma sorelle, poi è difficile proprio, era difficile proprio lavorarci insieme, perché lui voleva la persona perfetta e se non era perfetta, ti diceva pane, pane, vino, vino, anche a no? Ma tutti lei gli non se amici. l'è sentita mai di dire: Aldo, ma io voglio fare l'attrice vicino a te. No, Non no, ce l'ha mai. mai fatta, però ci ha pensato. Ci ho pensato svariate volte, perché dico com'è che non mi fa lavorare mai, non chiama neanche, con tutto rispetto parlando, va neanche la bravura, per carità. Ma a me No, lei mi faceva dice fare chili il per conto chili. sui tartassati, mi ha fatto fare quella parte che facevo Faceva l'iniezione, una l'infermiera, sì. stupidaggine. Lui o non ci avrà pensato, non l'avrà capito, o avrà capito io voglio la perfezione che lei non ha. Può darsi pure che ha pensato questo, che io non avevo quella perfezione che lui avrebbe voluto. Può Ma darsi lei lo sa anche. che, lo sa benissimo, e poi di viso gli assomiglia tanto a suo fratello, sì. Eh sì, ci assumiamo, ma pure c'è un po' il carattere, non del tutto, ma c'ho anche un po' il carattere suo. C'ho dei momenti pure io di pazzia, così che non è che era pazzo, dei momenti che insomma non ragioniamo, che non siamo sempre santi. No, no, che io proprio, io tante volte mi dico, quanto è buona, quanto è bella, quanto è. Guarda, non te fidate me perché io non so tutto zucchero e miele, io pure ho i momenti miei, gli Che scatti.
Quindi... Quando già ha avuto l'ultimo scatto? Quando ci ho avuto? Gli dico sempre con lei. Quanti anni c'ha? C'ha 9 anni e mezzo. E si chiama? Sara. Sara. È intelligentissima. C'ha il viso, si vede? Parla, risponde, noi parliamo tutti romanacci e lei parla l'italiano perfetto. Da chi aveva l'inglese? No, fra un po' è rovinato.